Il 30 luglio ed anche a settembre sarà la volta del San Costanzo Show, ci saranno due appuntamenti particolari, cosa dobbiamo aspettarci? Sapore di sale grosso. Volevo dire che siamo qui per fare questa fantastica serata estiva che rilancerà il 2023 alla grande, questa annata che è... 2021. Il 2021, 30 luglio 2021, abbiamo qui tutto lo staff, i 10-15 attori del San Costanzo Show, no? Sì, cioè 15. Siamo una produzione bollywoodiana. Cioè nessuno, oggi non sono potuti venire tutti, però sono tanti, è un colossal. Sapore di sale grosso, tanti sketch sulla la regione Marche, sui i personaggi storici delle Marche, sulle opere d'arte. Le opere d'arte, i luoghi meravigliosi delle Marche. Luoghi simbolo. Che dire? E poi un'estate scoppiettante, uno spettacolo effervescente. Rovina Antonelli, l'unica donna del San Costanzo Show. La prima donna. E poi unica, l'ultima. La sopravvissuta, ce n'erano tante, ma non lo so. Poi abbiamo anche un ospite, un apicoltore che è venuto a trovarci. Prego. Perché ci siamo riconvertiti durante la pandemia. Abbiamo capito che la natura è importante, Bertulli, quindi ecco, c'è Bertulli che per fa il la miele piccola. Del San Costanzo Show, dolcezza dopo tante sofferenze. Quindi venderemo tutti i prodotti. Sì, la propoli del San Costanzo Show, il miele di acacia del San Costanzo Show, il millefiori del San Costanzo Show. C'era anche la propoli di Atene, però noi siamo quelli... Noi preferiamo la palla di pomodoro. Esatto. E tra l'altro il 30 luglio venite perché sarà il giorno che Arnie aperte, cioè Bertulli aprirà tutte le Arnie. E quindi faremo questa grande serata Arnie aperte. Ah, vi aspettiamo 30 luglio e 5 settembre San Costanzo Show con 30 luglio sapore di sale grosso e 5 settembre non si sa. Ciao a tutti. Ciao.